soggetto nasce veramente dalla realtà, non ricordo un motivo di ispirazione, però l'originalità di questo presepe vivente che non ha bambini, nasce appunto all'Italia, che è un paese senza molti bambini, qua lo sfizio è che un bambino in realtà ce l'ha, ma che ormai dopo 12 anni che fa il bambinello non è più adatto perché ha fatto lo sviluppo. E quindi da lì ci siamo immaginati in questa realtà conflittuale che poi caratterizza l'Italia, come sarebbe andare a chiedere un bambino ai musulmani, ai buddisti, agli ebrei, ai rom, a quelli che i bambini ancora li fanno. E indubbiamente come sarà si scopre nel film, un vero e proprio casino, insomma. Credo che personaggi come Cecco siano proprio all'ordine del giorno nella politica italiana, forse senza, almeno nel modo di riuscire a cercare il consenso e a piacere. Devo dire che Cecco però si riscatta nel finale, il suo malgrado riesce in qualche modo fare molto di più di un presepe vivente. In questo senso penso che anche nella politica italiana ci siano personaggi che il loro malgrado riescono a fare di più di quello che in effetti la gente dice che fanno. E c'è un po' la caccia al politico, ecco, io non mi associo in questo senso.